Ebbene, amici e fratelli della Congrega, non vi siete stancati di questi video o dei video che imperversano, impazzano in rete, tutti uguali, tutte persone omologate, tutte identiche a compiacere il prossimo e a mettere in luce la parte peggiore delle proprie falsità. Tutti personaggi malati di bontà, tutti perfetti, uomini imbellettati, uomini, sistemiamoci, uomini, sistemiamo voi per le feste. Io vi concerò male, anche perché a livello di acconciatura, infatti, non sta messo molto bene. La gente è irriguardosa e io, nei riguardi di queste persone, dal cattivo sguardo, sì. Non riserverò nessun onore. Vi farò un personaggio che si districa, che viaggia, che sta terminando, forse stasera terminerà il commissario Falcotto. Libro che venderà 5 milioni di copie, meno diciamo, copie, che saranno restituite al mittente dagli acquirenti dopo la lettura delle prime pagine, imbarazzanti. Chi acquisterà questi libri, questo libro, ma tante persone che acquisteranno questi libri, sì, poi li consegnerà a chi li pubblica. Ha un mese di tempo, quindi si organizzasse e poi cose retroattive, diciamo, non saranno permesse. Mi toccherà andare al Festival di Venezia. Io screditato, sono accreditato. E comunque la gente ricatta, la mia vita è stata ricattata perennemente da quando mi estraniai, non è vero, giocai a calcio fino a 18 anni, presi regolarmente la patente. Anche di sfigato, ma vedete, assegnatami legalmente, sì, perché non è un crimine definirsi prossimo uno sfigato, quindi non si può poi recriminare dinanzi a criminali da strapazzo che ti strapazzano, ti trattano come un pupazzo, ti danno anche la patente di pazzo, quindi non c'è due senza tre, c'è la patente B, c'è la patente da sfigato, di pazzo, ma c'è anche la patente che una persona può assegnarsi da sola, anche quando sta sola. Comunque ieri splendette, un sole fagocitante proprio, divorante, squagliante, i nostri cuori, cori, detto poeticamente, corpi. L'Italia giustamente tornata a casa. Una squadraccia presentabile, ma non è colpa dei giocatori che si sono dannati, come si suol dire. Ci diedero l'anima e che sono dei bidoni, dei tristi. Sarebbe, come dire, torniamo indietro nel tempo. Sarà un libro di memorie, questo commissario Falcotto, questo è un video di reminiscenze all'insegna della Rinascenza, o della totale demenza ormai, appurata, acclarata. Anche questa patente. Di malato di mente mi è stata, diciamo, data, quindi, se è stato detto da psichiatri che indubbiamente nella vita hanno solo saputo giudicare il prossimo, io non posso giudicarli, ma chi sono io? Non sono nessuno, infatti, e voglio rimanere nessuno, non voglio essere investito di patenti, no? Responsabilità. Molta gente considera gratificante, sto dicendo, considera gratis, chi si considera gratis? Considera gratis, qui mi sono poi combinato, cerchiamo di salvarci in corner, a proposito degli europei di calcio. Considera gratis, si assegna le patenti, invece no.
chi consegna patenti sbagliate deve pagare una multa. Multa per contravvenzione. Non si può gratuitamente offendere un prossimo. Quindi, io non sono rimasto offeso fisicamente, cari uomini invalidi mentalmente, che volesse invalidare un personaggio che invece vuole dire così, vuole acquistare. Un attimo, voglio sostare, voglio riposare. Sto riprendendo a parlare. Sì, per anni mi chiusi quasi nel mutismo, tanto se parlavo con le persone non ascoltavano, quindi era come se fossero sorde, fossero state, fossero ancora. Anche i ciechi, secondo me, negano l'evidenza che il falò, indubbiamente, è una spanna sopra la povera gente. L'Inghilterra, quando ho iniziato questo video, era l'82esimo minuto, sta perdendo contro la Slovacchia. Bene, bene. Le due finaliste di 3 anni fa, l'Italia che vise ai rigori, un altro colpo di culo, parato di Donnarumma con una M, poi c'è anche Donnarumma, ovviamente, ma è il portiere dell'Italia. E Donnarumma chi è? Un socio. Allora, abbiamo Donna Rosa, Donna Alessandra, Donna Angelica, c'è la Donna Angelica e c'è anche la Donna Diabolica. Allora, sì, le due finaliste a casa hanno annullato un gol, non è stato segnato regolarmente. Prima era stato assegnato il gol, cioè assegnato il giocatore, è stato assegnato, poi hanno controllato il rigore. Uomini che voleste mettermi in panchina, è giusto, fare in panchina. Poche volte stetti in panchina quando c'è il calcio, ma arriviamo alla 7 arte. Uomini, posso regalarvi tutte queste bocchesse, tanto me ne devo disfare. Voi voleste disfare. Disfare, farò e disfarmi di me. Mi stava immaginando, ci può stare. Indubbiamente in passato soffrì anche del famoso LOC, disturbo ossessivo compulsivo. Malattia, diciamo così, piccola patologia, trascurabile, non dà molto fastidio agli altri, è fastidiosa per chi ne soffre. Di cui fu affetta anche con l'uomo che sembrava affettivo, era molto affettuoso. Melvin Udall, Jack Nicholson, di As Good As It Gets, di Chase Brooks, qualcosa che abbiamo. Comunque, cari dottori, la mia vita è tutto recupero? Un extra time, un supplementare? È stato un supplizio? Allora, vi supplico di lasciarmi vivere. Perso nel mio reale o nella land desolata della mia solitudine, che è migliore rispetto alla moltitudine di persone che si affollano per vedere l'Italia sul maxi schermo e dove ricevono la maxi inculata. Per consolarsi, metto questi maxi schermi lì nei bar, no? Poi vanno a mangiare un maxi bowl. Allora, uomini, buon a nulla. È uscito il trailer di Here. Here significa qui? No, di Here, di ieri. Ieri non fu niente. Fu una vita costellata di film, no? Una vita sognante, una vita mia migliore, no, un modo migliore. La gente ti obbliga poi a ritardarti. Fa di tutto per sopprimere la tua spontaneità, la naturalezza, per farti credere di essere affetto anche, non è un'affezione, di bruttezza, di essere l'incarnazione della schifezza. Gente, che non vale niente. Allora, ritorno al futuro 2. Doc, allora, trailer di Here, cari uomini come Forrest Gump. Doc Emmett Brown, giunto dal futuro, comunica a Marty che i suoi figli hanno bisogno di lui e che insieme debbono viaggiare nel tempo fino al 2015 per aiutarli. Il viaggio riesce, ma ritornato nel presente,
puntini puntini di sospensione, la girandola tra passato e futuro comincia da dove era finito il primo capitolo. Giudizio a 3 stellette, assegnato da chi? Fascetta, piccolo ritaglio da sorrisi e canzoni. Eh sì. La gente ti canzona, ti prende per il culo se non sorridi, ma fammi un sorriso, la vita è bella. No, la vita fa schifo spesso, noi la rendiamo migliore creando o ricreandoci. No? Ah. Dragon, la storia di Bruce Lee. Io leggevo, ma da non perdere, potete pure perderlo per sempre questo film, mai vederlo, non succederà niente. Perderete soltanto 2 ore circa la vostra vita a vedere. Allora, qui abbiamo Jason Scott Lee. Jason Scott Lee, figlio di Bruce Lee, figlio fu Brandon Lee. Questo lì non è apparentato con Bruce, quindi neanche con Brandon. Macabro questo qui. Abbiamo detto non c'è 2 senza 3, quindi Bruce Lee, Brandon Lee, Jason Scott Lee. Tratto dalla biografia scritta dalla sua vedova Linda, interpretata qui da Lauren Holly, chi è? Da non confondere con Holly Hunter, è quella che stava con Jim Carrey, no? Poi Jim Carrey è stato anche con quella bionda, grande attrice, andò anche a Striscia la Notizia. E lì, anche zio Greggio. Allora, uomini, grezzi, Linda, il film ripercorre la vita e la carriera di un attore, beh, in maniera romanzata però, che è rimasto nella storia del cinema soprattutto per la sua abilità nelle arti marziali. Se Bruce Lee è diventato quasi un mito, perché quasi, però lo si deve alla sua morte prematura. Quindi se non moriva, sì, perché conviene morire subito. Pensiamo a Kurt Cobain, pensiamo a Jim Morrison. Ragazzi, vi do così, vi dicono studiate, laureati, poi dopo la laurea arrivate a 26-27 anni, 30, sparatevi in testa, sarete dei miti per i vostri amici, però per voi no, no, non ci siete più, non esiste nessuno al di là, come sosteneranno ora, ti vogliamo dire a queste persone la verità, questo falso mito, là al di là. E poi ci sono quelle persone che dicono rilimiti, sì sì, sono quelle persone che credono di essere salvatori, pensano di salvare gli altri e di essere come il Redentore, no? Si sentono investiti di una patente, no, 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 di una missione redentrice. Soffrono di una patologia, si chiama schizofrenia, si chiama delirio di onnipotenza, si chiama sopravvalutazione, ecco, della propria persona. Queste persone così riguardose che poi ti guardano male, ti do io le regole di vita, hai capito come si sta al mondo? No, non ho capito, non ha capito neanche Dio, perché Dio non esiste innanzitutto, e io non sono Dio, mi stavo impapinando e dico quello è un Dio, un uomo perfetto, schifo. Anche se esistesse questo fantomatico, fantasmatico, voi l'avete visto? Voi siete morti. Allora, Dio, poi ci sono quelli che vedono la Madonna, o pregano, o vanno lì a Međugorje, mangiassero Međugorje, meglio. Essendo Dio, non può capire la vita umana, l'ha creata lui, però non può capire perché non è umano. Questo è un valore disumano. Queste che costano una mano, queste 2 mani. Uomini con 2 mani, uomini disumani. Allora, Bruce Lee era manesco, usava anche il calcio. A proposito del calcio, non il calcio, il football, proprio il calcio piazzato lì, pum, sotto l'incrocio dei peli delle palle da gioco. Allora, voi che vi prendeste il gioco, dicevo, ecco, questi che soffrono della cosiddetta, la definisco io, indole messianica, si credono messia. E ridono, scherzano, poi hanno la cosiddetta dignità sociale, lavorano 10 ore al giorno, poi guardano queste partite di cui non frega un cazzo a nessuno se non ai miliardari e a quelli della FIFA, e poi a
ai tipi come me danno la patella pure di topo e dicono soffri di FIFA. Ora, la gente pensa di entrare nei video altrui e di scardinare tutto. La cosiddetta cancel culture. No, non si dice così. Cancelliamo, devi riniziare. No, non si rinizia niente. Io vorrei morire proprio. Soltanto che se uno muore poi, che fa? Anche dovesse esistere questo paradiso, là è beato. Le persone beate sono le persone stupide, i tonti, no? Come questi che si beano. E belano questi pecoroni come le pecore, come questo gregge, no? Non greggio, questo gregge. Si beano. Ah, bellissimo quel film, l'hai visto quel film? Fanno solo questo, spettatori passivi. Non passano mai all'azione. Sono sempre dubbiosi, li diventano come Amleto, essere o non essere, questo è il problema. Loro non sono, ma credono di essere Dio. Ok. Lionheart, scommessa vincente. Con Jean-Claude Van Damme, un periodo che mi dava molto alle arti marziali. Arti marziali con il arte alla settimana. Vittime di guerra, sì. Di nuovo Michael J. Fox. Cinque americani comandati da un sergente psicopatico violentano e uccidono una giovane vietnamita. È uno dei film più brutti di Brian De Palma. L'argomento, la tematica è importante, però diventa un film, a proposito di Nanni Moretti, diventa un film ricattatorio. Il giovane, no, il soldato Harrison, testimone impotente, sì. E sono impotenti, perché gli altri stuprano questa donna, sono gli uomini con le palle, molto cazzuti, dice, potenti, lui assiste impotente, lui non può. Allora, ecco, è combattuto tra la riconoscenza per il sergente che gli aveva salvato la vita e il desiderio di fare giustizia, ma denunciare i compagni non è facile. Comunque, ho visto, come da clip inserite, Revenant, inizialmente il ruolo, andato a John Hardy, era stato proposto a Sean Penn, anzi doveva esserne il produttore principale e fautore numero uno di questo film. Era diventato amico di Ignaritu, regista di Bardo, no? Un po' però con Shakespeare, altro di Amico. Bardo, non è male quel film. C'è anche una bella fila, anche se quando si spoglia, c'è una scena capricciante di questo feto che rovina tutto, rovina tutto. Vabbè, infatti, non mettete al mondo dei film. Quelle donne grassano, vabbè, fanno sport, però poi a 70-80 anni diventano sciancate, brutti fratelli. Allora, repellente. Allora, un ruolo simile poteva essere a questo. Non è uno stupratore, ma è uno strozzone, comunque. Essendo interpretato la parte un po' del porto, qual è? Quello è la Madonna, e... Questa ragazza con quella terrona non è del Sudafrica, c'è la vista Roma. Non guardarmi, non ti sento. Con Gene Wilder e Richard Pryor. E un'attrice che vi consiglio. Gene Wilder è quella della Signora in Rosso, a proposito, Manga l'appello, Roger Costanza 3, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, quello che sta ancora con Kelly LeBrock. Quella Signora in Rosso. Meglio Joan Severance. Guardate, in piccolo, voi che siete dei nani, guardate che coscia. Velutete. Allora. Dave Sordo e Willy, il coyote. No. E Willy cieco conducono insieme una... educanda? No, scusate, sono un po' cieco, senza occhiali. Riuscite a sentire? Siete sordi? Una edicola a New York. Conducono, gestiscono, conducono un'edicola, gestiscono un'edicola e diventano un giorno testimoni dell'omicidio di un uomo. Principali indiziati del delitto si improvviseranno allora investigatori, presa ancora più ardua da tra le loro menomazioni. Il film più divertente della coppia, giudizio 4, ma insomma, anno 91. In quell'anno lì, chi fu il presidente degli Stati Uniti? Famoso Willy? No, Bill, si chiama Bill, e lui? Poi è venuto dopo, con chi? Con la Levischi nella stanza orale? No, dicevo, uomini,
disgustoso quella scena in Blonde di Andrew Donning, il regista di quel film, migliore tutt'oggi, anche se un po' estetizzante. L'assassino di Jesse James per mano del fratello Robert Ford, no? La gente vigliacca. Ad esempio, io ho degli eter, naturalmente non possono ammazzarmi veramente, no? Quindi non fanno come questo codardo, vigliacchissimo, che almeno gli spara dal vivo, sì, da dietro, dietro le spalle. Non gli spara nelle palle, ma comunque. E allora sparano, si inventano dei falsi profili, mandano delle missive, cercano di destabilizzarlo. No? Ma più passa il tempo, più loro diventano instabili, più diventano stabili, più loro diventano psicolabili, e più le loro offese sono poco abili. No, le offese possono essere abili. Sono labili, sono labili. Quindi, così io vado in giro, vengo preso in giro, quando vado in giro, ovviamente. Bevo, faccio quel che si deve fare, cosa deve fare? Si può bere, sorseggiare, pisciare, cagare, poltrire, dormire, essere o non essere. Questo è il problema. Bisogna passare l'azione, sì. Stasera mi guarderò un film action. Oppure uno di quei filmetti che citerò, il commissario Falò 4, che sarà un libro citato. In senso tu curati. In senso tot cort. Tot, io sono un uomo da totoiano, sono un falò. Sono quel che sono. A volte non sono. Ma essere o non essere, questo è il problema. Voi pensate di essere chissà chi e non soffrite mai di malessere, e sapete perché? Perché non siete, quindi non avete coscienza della vostra vera essenza, del vostro essere, quel che davvero potreste essere. Ma non voglio qui tessere le lodi a me stesso che sta tessendo, improvvisando, un monologo complesso. Ci sono le persone complessate, ci sono le persone che per sentirsi meglio prendono qualche compressa. Ci sono le persone quindi depresse, ci sono le persone depresse, ci sono le persone che non sanno ben parlare, quindi in passato mal si espressero e ancora mal si esprimono. Quindi bisogna esprimersi, non è detto. Quando dicono esprimiti, oh, argomenta, io non voglio argomentare, è meglio tacere, pensare, dormire, sognare, poetizzare, romanzare, scrivere, cazzeggiare. L'importante è non lavorare. Le persone che lavorano sono persone che lo fanno per vivere. Che vita può essere quella del non essere, pensando di essere soltanto lavorando per ottenere la compiacenza altrui e il falso piacere di pensare che la vita sia bella perché lavorare serve per guadagnarsela. A me questo è sempre sembrato una grande stronzata. No, quindi l'uccello funziona perfettamente quando la gente dice cresci, cresci, sei un nano, angolanista, italianismo. L'importante è che funzioni in maniera masturbatoria, in maniera non virtuale ma carnale, da grande natura. Qua un falò che promette faville, è chiaro, uomini. Dovete soccombere. Soccombere. Domani andrete a lavorare lunedì, siete in vacanza. E quell'altra? Irene Grandi, capa ancora.
Sono in vacanza da una vita con lo stato sociale. Qual è lo stato sociale? Lo stato italiano, parafrasando per me lo bene, è stato, è uno stato. Qual è lo stato dello stato? Ecco, lo stato sociale. Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Balla e basta. Un tempo forse era bella, adesso. Incontra forse solo qualche bullo, no? Che la prende per il culo, la scippa, non la scopa. Non la vuole scopare. Ma neanche lei può. Lei vorrebbe forse anche scoparsi questo bullo, che non è tanto bello, è bullistico, è teppistico, la vandalizza, però... Però cosa? Però, che sta succedendo? Però, falò, insomma, 90%, facciamo 99,9% periodico, delle persone sono dei deficienti, dei coglionezze. Quelli che dicono la vita è fatta di piccole cose per voi che credete in Dio ma non potete essere io, cioè me, io di Dio, no? Quindi chiariamoci su questo, è importante. Presto, anzi stasera, fra mezz'ora, qui fuori ci sarà la fila di persone giunte in pellegrinaggio a pregare il vero Salvatore di questa umanità. Non c'è sta niente da fare, agenda, non ci arriva proprio, non ci arriva. La gente mi dice non ti vergogni, ti devi vergognare di cosa? Di fare quel cazzo che voglio come tutti. Ah no, no, è vero, gli altri non possono. Gli altri, a forza di aver strutturato la loro mente in un certo modo, vedono in sé quel che io vedo. Loro non possono veramente vedere, non hanno cognizione di giusta veduta, e non sono la veduta, sono dei disprovedute, si danno la divina provvidenza. Che sto dicendo? Mi basta! Chiamate l'ambulanza, ricoveratemi! No. Sì, e sapere che quando il falò va oltre, la gente si accorge di questo, comincia veramente ad andare oltre, la gente ti ricatta, ecco. Torniamo all'inizio, l'inizio di tutti i tempi, della mia vita. L'unica cosa poi importante della vita degli altri, un cazzo. A che età è morto Napoleone? Dove? Ma chi se ne frega? È morto? E Bruce Lee è morto anche lui. No. Bruce Lee è servito affinché io potessi ammirare i suoi film. Il resto è tutta una stronzata. No, no, sinceramente, la gente mi ha oppresso, mi voleva rendere depresso, mi diceva prendi le compresse, mi ha picchiato. No, non è servito a niente. Un tempo ero già libero, spiritualmente, interiormente, mentalmente, intellettualmente, però mi sentivo attanagliato, adesso sono proprio libero. E questo fa veramente paura, La libertà fa paura. La libertà anche del libero arbitrio, a proposito ci sono gli arbitri, no? Mentre la gente prende a calci, devi guardare anche il calcio, no, e del libero pensiero. Provate, azzardatevi ad andare da un vostro amico e digli che quasi tutti i giorni guardate un film porno. Lui vi guarderà male e vi considererà un maiale. E chi se ne frega? Se lui è ipocrita, pregasse su Dio e non pensi cazzo.